Io vi prego di prendere posto, mi scuso del ritardo e tra pochissimi minuti diamo inizio alla parte pomeridiana dei lavori del convegno. Vi prego gentilmente di prendere posto. Allora, ricominciamo la sessione del pomeriggio. C'è un po' di ritardo, ma ci scusiamo, siamo arrivati anche, abbiamo finito in ritardo. Adesso riprendiamo e credo che cercheremo di concentrare la sessione del pomeriggio in modo da arrivare alle 5, 5 e un quarto al momento dell'inaugurazione dell'archivio storico, che faremo qui in questa sede e poi ci sposteremo su a Villa Casana. Ecco, iniziamo la sessione del pomeriggio con un saluto dell'assessore alla cultura della Regione Piemonte Gian Piero Leo, al quale diamo il benvenuto per essere arrivato anche, sappiamo che è pieno di impegni, pieno di tante attività culturali, no? Contemporanee, ma siamo grati a lui che sia venuto e chiederemo a lui e chiaramente di dirci esattamente qualcosa sul programma della Regione, sulle iniziative, ma soprattutto sulla possibilità che la Regione aderisca all'Associazione dell'Archivio Storico come socio fondatore, cosa che desideriamo da tempo e che ci auguriamo che possa avvenire in tempi relativamente brevi. Grazie. Assessore Leo, prego. Buon pomeriggio a tutti, so che avete un programma intensissimo, che i lavori sono finiti tardi stamattina, molto intensi e proficui, ma finiti tardi, infatti vedo che molti stanno ancora prendendo posto adesso e me ne rendo ben conto che un po' di break, un po' di riposo non fa male a nessuno. Io colgo però con grande piacere l'occasione per dare un saluto che deve essere anche concreto, perché altrimenti i saluti da soli servono poco. Allora voglio dire due cose. Uno, che c'è ovviamente e doverosamente un grande interesse della Regione Piemonte per iniziative come queste. Intanto, conoscendo e riconoscendo un po' di gente, mi sono reso conto, caro Presidente, cari amici, che c'è oggi una concentrazione di intelligenze notevolissime. Ebbene, di queste intelligenze, diciamolo francamente, la Regione Piemonte e il futuro dell'Italia ha bisogno. Io non voglio fare un discorso fuori tema su globalizzazione, mondializzazione, eccetera, ma non c'è dubbio che le risorse del nostro Paese sono i beni culturali, i beni ambientali, culturali, storici, eccetera, e le risorse di intelligenza. Non saranno certo per il futuro la manodopera a basso costo o cose del genere. Dico questo per dire che quindi due cose concrete. Uno, la politica della Regione Piemonte, anche in previsione del bilancio del 99, è fortemente assestata, è fortemente lanciata e concretamente lanciata sul settore della formazione, dell'istruzione e della ricerca culturale. Prova ne sia che noi abbiamo aumentato in questi 3-4 anni, credo cosa nota a tutti, perché per fortuna, pur nelle polemiche politiche, i giornali l'hanno riportato, abbiamo dopo anni di stasi, chiedo scusa, passando da un convegno all'altro, tutti interessanti, ma la voce non sempre regge, abbiamo aumentato lo stanziamento per i beni culturali di oltre il 100% e quello per l'istruzione universitaria in particolare del 350%. Quindi abbiamo deciso di puntare su questi settori che possono appunto coltivare le intelligenze e dare opportunità. Le borse di studio universitarie sono salite da un importo complessivo di 14 miliardi a 54 miliardi in 3 anni e stiamo stipulando convenzioni con i centri culturali principali a cui diamo sede a Villa Gualino e con l'università, con le due università anzi ormai del Piemonte più il Politecnico. Questo per dire che il presidente Ghigo innanzitutto, ma anch'io siamo consapevoli che la sfida verso il futuro non va affrontata fermandosi o lamentandosi, ma essendo dinamici e investendo nei settori che contano. Un ragionamento che può essere paradossalmente, oppure può apparire paradossale, è quello di dire che per affrontare seriamente il futuro bisogna davvero fare buon uso della memoria, bisogna conservare, comprendere, studiare il passato e l'identità, le tradizioni, le parti, quello che ha reso grande o che ha dato possibilità di cambiamento al Piemonte per capire come affrontare il futuro. Mi rendo conto che può essere un po' paradossale, ma è nella comprensione, nella valorizzazione del passato che ci sono le origini di un futuro nuovamente dinamico e prospero. Per questa ragione, ma mi vergogno quasi a dirlo, tanto è dovuto e doveroso, la Regione Piemonte intende aderire all'Archivio Storico Olivetti, uno dei più grandi patrimoni. Stiamo promuovendo tutta una serie di lavori in questa direzione, ma è un onore, oltre che un dovere per la Regione, aderire. Non l'abbiamo ancora detto da nessuna parte, sono felice di dirlo qui per la prima volta, ma ufficialmente, e nel contempo intendiamo proseguire su questa linea, e vado subito a concludere, che faccia sì che la cultura, che in qualche modo negli anni passati in Piemonte era un po' considerata la Cenerentola per mille ragioni, torni ad essere un fattore dinamico del Piemonte, non soltanto sotto un profilo di aggregazione, di movimentazione culturale, eccetera, pure importante per ridare vitalità, ma anche sotto il profilo importantissimo della valorizzazione della cultura scientifica, di ricerca, industriale, eccetera, del Piemonte. In questo senso, credo che fra 15 giorni le proposte che abbiamo avanzato in sede di bilancio troveranno concretizzazione, perché credo che i politici e gli amministratori debbano parlare soprattutto attraverso gli atti, non attraverso dichiarazioni. Per questo ho voluto citare prima delle cifre, a cui potrei aggiungere quella per il grande impegno per Venaria Reale e tante altre cose che ben si collegano e ben si sposano a questa realtà. Aggiungo ancora e chiudo veramente che sono impressionato sia dalla struttura, sia dal vostro lavoro, sia dal numero e dalla qualità dei partecipanti. Quindi sono certo che usciranno cose buone da questo lavoro, cose buone che sarà nostro piacere, ma nostro dovere morale e concreto raccogliere per farle fruttare. Buona giornata di lavoro e buon proseguimento. E soprattutto ci sembra di aver capito l'impegno della Regione a sostenere l'archivio non soltanto in modo formale, ma anche in termini di budget. Ecco, io passerei... Io adesso avrei una piccolissima cerimonia che credo che sia significativa, no? Una cerimonia che non ci porterà via che qualche minuto, ma è una cerimonia in questo senso, che la Comufficio vuole premiare, che è l'Associazione Nazionale Italiana dell'Industria delle Information Communication Technology, vuole premiare evidentemente l'Olivetti per essere stata socia di Comufficio fin dalle origini, cioè da 50 anni. E quindi prego il presidente dell'Osmao De Otto e il presidente del Comufficio Apuzzo di venire a consegnare questo premio al presidente Olivetti. Una giornata storica, siamo tutti, abbiamo tutti un pezzo di Olivetti dentro. Io ne ho 35 di anni, l'amico De Otto ne ha anche lui 35. No, dico, parliamo di libro paga. Allora, oggi io sono il presidente di Comufficio, ma chi ha fatto Comufficio e chi soprattutto ha fatto grande SMAU è Enore De Otto, e quindi è giusto che sia lui a consegnare questa parte. Un po' di foto. Grazie molte, grazie Vittorio. Ma io soprattutto vorrei ricordare che qui Nel 1956, il 30 gennaio, l'ingegnere Adriano Olivetti mi ha assunto in questa società dove mi hanno insegnato a vivere e a lavorare. Io vorrei esprimere la mia gratitudine perché entrando in questo palazzo sono rientrato da tanti anni e mi sono commosso. Vi ringrazio tutti. Ecco, io vorrei una foto con l'avvocato per mostrare quest'altro pezzo di storia che è nel libro dei verbali delle assemblee Comufficio. Qui dentro ci sono nomi che vanno dal ragionier Ponzoni al dottor Ugo Galassi, che io ho conosciuto personalmente, di cui ho una carissima memoria. Grazie mille, ragazzo. Grazie mille. Scusi, avvocato, la ringrazio tanto. No, Bruno, grazie. Ciao Bruno, grazie tanto. Bene, adesso passeremo, prima di passare al panel del pomeriggio, chiedo al professor Augusto Morello di dare un breve saluto al convegno. Il professor Morello è presidente dell'ADI, l'Associazione Design Industriale, ho saputo ieri sera con grande piacere che anche il professor Morello è stato un olivettiano. Negli anni 50 si occupava di tasti, se non vado errato, no? C'era un problema di schiacciamento tra tasti, no? Ecco, credo che sia simpatico, appunto, è molto importante questo suo ricordo. È anche docente di design industriale al Politecnico di Milano e tra le numerose cariche è anche presidente dell'International Council of Societies of Industrial Design. Prego, professor Morello. Signori, buon pomeriggio. Io sono qui a rappresentare l'International Council of Societies of Industrial Design, che oggi conta 51 paesi e 154 istituzioni. Questo mi porta molto in giro per il mondo. E mi sono accorto in questo periodo di grande vivacità aerea che quando si va in giro per il mondo e si parla dell'Italia, la prima cosa che viene detta è Olivetti. E viene detto Olivetti ricordando un mito che la giornata di oggi sembrerebbe, e io sono certo che lo sarà, rifondare un rapporto con la storia, che, come si è più volte detto in questa giornata e anche ieri sera, non sia soltanto un ricordo, ma una prospettiva. È in questo senso che mi viene fatto di ricordare un grande amico che si chiamava Sant'Agostino, che era un africano ma è vissuto molto a Milano, il quale sosteneva che il presente di fatto è la sola cosa esistente in termini di tempo, ma che esiste il presente del passato, e in qualche modo noi stiamo oggi vivendo il presente del passato anche. E questo presente del passato è semplicemente la memoria, naturalmente la memoria interpretata, perché io ricordo che nell'anno 51, quando Adriano Olivetti mi assunse, io non mi rendevo conto che, come dice Pascarella nel suo divertente poemetto, non ce se pensa stiamo all'osteria, ma invece stiamo tutti nella storia. E questo è un fatto che anche oggi dobbiamo tenere conto. Questa è una promessa, la giornata di oggi, come era una promessa non capita da molti negli anni 50. Però l'ICSID, così come l'ADI, così come altre istituzioni, non sarebbero mai esistite se non ci fosse stato l'Olivetti. L'esperienza che ho della vita internazionale mi conduce a pensare che, nonostante le aziende siano milioni in tutto il mondo, quelle che contano davvero in ogni momento storico sono sempre molto meno di 20. Ebbene, i momenti di grande trasformazione come questo rendono incerta l'identificazione delle aziende che contano. Bisogna quindi dimostrare di contare. E come ho sentito dire stamattina, direi quasi con una, non sorpresa, ma con grande gradimento, che non si può, è detto dalla persona che l'ha detto, non si può pensare al futuro senza pensare alla cultura. E vorrei aggiungere una cosa molto importante che, senza essere polemico, vorrei sottolineare il fatto che la cultura non fa parte dell'economia, ma che l'economia fa parte della cultura. Girando per il mondo mi rendo conto che quello che è stato il passato decennio in particolare, direi ventennio. È stato un ventennio che ha rispecchiato nella storia del design quello che io chiamo il quoziente di finanziarizzazione della società. Quando la società è fortemente finanziarizzata rispetto alle attività economiche, la società diventa edonista ed inutile. Non c'è nessuna unità di misura che si vende come tale, salvo il denaro. Nessuno ha mai venduto un centimetro. Il centimetro è il centimetro di qualche cosa, il denaro è il denaro e si può vendere. A parte il fatto che qualcuno sosteneva che siccome si vende il tempo si andrà in paradiso, non si andrà certamente in paradiso perché il tempo appartiene solo a Dio, ma queste sono idee del Medioevo. Resta comunque il fatto che questa ripresa di grande envergure delle attività economiche come dominanti sulla condizione finanziaria è una delle condizioni fondamentali perché il design diventi e continui a diventare l'attività che governa il rapporto tra tecnologia e mercato. E soprattutto quello che conta è che il design sia il vero e centrale fattore di umanizzazione delle tecnologie. Ora, nella mia esperienza che sto facendo in questo periodo, i cambiamenti risultano straordinariamente impressionanti. In prima di tutto devo dire che la geodistribuzione della cultura sta cambiando in maniera impressionante. Se noi facciamo un rapporto tra l'indice di sviluppo umano indicato dall'ONU e il GNP pro capite, ci rendiamo conto che i nostri principali concorrenti del futuro sono quelli che hanno un GNP basso e un livello di cultura alto. Per esempio tutta l'Europa orientale. E quindi vedremo certamente, non appena il GNP pro capite comincerà a mettere fuori la testa da un certo livello, una competizione di gente che, come tutti sappiamo molto bene, sa giocare molto bene a scacchi. Il secondo degli aspetti è la rivalutazione della diversità, se ne è parlato molto. Ora, tutti pensano o sento dire molto frequentemente che bisogna pensare globale e agire locale. Io sono dell'opinione esattamente contraria. Bisogna pensare locale e agire globale. Perché la diversità è un valore, così come è stato un valore e lo è per tutta la struttura ecologica del nostro mondo, la diversità nel campo delle proposte per la cultura materiale del futuro sarà determinante proprio perché la diversità significa anche flessibilità. L'altro aspetto molto importante è che si sta ritornando ad una visione razionale ma non razionalistica del mondo. La differenza tra le due parole è molto profonda. La razionalità è quella che sa anche gestire le cose meno razionali. Il razionalismo sapeva solo gestire le cose razionali. Un altro aspetto importante che io vedo andando in giro per il mondo è che giorno per giorno, come tutti sappiamo molto bene, Il mondo diventa più complesso, i prodotti diventano più complessi, i servizi si inglobano dentro sistemi e i prodotti si inglobano dentro i servizi. Una volta i servizi servivano a vendere i prodotti, oggi i prodotti servono a vendere i servizi. La complessità diventa il fenomeno fondamentale, ma se è vero che la complessità è il fenomeno fondamentale, allora nella mia interpretazione del concetto di estetica esiste molto chiaramente la necessità che esista una rappresentazione significativa della complessità, che è esattamente quello che noi impropriamente chiamiamo bello. Quando noi andiamo in un museo di design o in un museo di opere d'arte o in un museo di qualunque cosa, e ogni volta che ci entriamo alle opere che sono esposte sembriamo attribuire nuove caratteristiche che non avevamo visto prima, questa è una prova della loro complessità, e noi li diciamo belle perché andiamo via più ricchi, più arricchiti e più capaci di scoprirne delle altre. Anzi, la complessità è sempre ipercomplessa, vale a dire che quando io ho capito qualche cosa di complesso, quel complesso diventa più complesso di prima, perché io intervengo sulla complessità. Il problema fondamentale è che il design sia anche uno strumento, ma non sia solo uno strumento, ma soprattutto un fine della progettazione, perché il design, in quanto appunto umanizzatore delle tecnologie, è destinato non tanto ad attribuire una forma alle cose, quanto ad attribuire una forma al mondo. Io mi auguro che Olivetti torni ad essere Olivetti. Grazie molte, professor Morello. Io passerei adesso alla sessione del pomeriggio, al panel del pomeriggio. Chiederei al dottor Zorzi di venire qui e insieme ai tre maestri Bellini, Sottsass e Zanuso per questo panel conclusivo della nostra giornata. Veramente dopo una giornata così intensa la voglia sarebbe quella di chiudersi nel silenzio, anche per evitare la commozione di tanti incontri di persone con alcune delle quali si è vissuto, vorrei dire, tutta la vita di lavoro, con altre li si è incontrati qui e li si vede oggi, dopo anni, con qualche altro ci siamo incontrati fuori spesso, sempre con questo vizio olivettiano di parlare sempre di Olivetti quando ci si incontrava fra di noi, annoiando spesso, io credo, e profondamente le nostre mogli o le nostre famiglie, perché sembrava che non vi fossero altri pensieri al di fuori di questa azienda. Certo, devo dire, è stata un'azienda che ha preso molto, credo, di qualcuno di noi, ma penso di tutti. Quando vedo qui, mi ha preceduto a questo tavolo un amico come Morello, appena diventato presidente dell'ICSID, e lo ricordo nella ICO Alpino, dove c'era allora la presidenza dell'ingegner Adriano, giovanissimo, olivettiano, e per non molto tempo, perché poi è emigrato ad altra vita, ma sempre mantenendo, io credo, quel marchio che qui aveva ricevuto. Ho quasi davanti l'immagine simbolica della forza che questa azienda ha avuto, e non possiamo non ricordare in quel momento chi l'ha fondata, chi ne ha preso poi in mano i destini, e fino all'ultimo della famiglia, permettetemi di ricordarlo, perché aveva la nobiltà della sconfitta scritta nel suo destino, il dottor Roberto Olivetti, che tuttavia a questa azienda ha dato moltissimo nel momento più difficile, quando nel mondo stava avvenendo il passaggio dalla meccanica e dalle macchine meccaniche all'elettronica, e spesso qui nessuno se ne accorgeva e avrebbe voluto continuare su quella strada che ci avrebbe portato alla morte e alla fine. I meriti del dottor Roberto Olivetti in quel momento sono stati meriti storici, anche se bisogna dire che lavoravamo in condizioni disperate, soprattutto subito dopo la morte di Adriano Olivetti, quando ci sarebbe stato bisogno di molta chiarezza di programmi, di avere un contesto almeno minimamente favorevole, e non ci fu, perché dobbiamo ricordare, se non vogliamo accontentarci di pure ritualità, che tutto ci fu contro in questo Paese. Ci fu contro la grande banca e la grande finanza, ci fu contro la classe politica che, mentre continuava a sovvenzionare industrie ormai morte che erano istituti di assistenza, non aveva mai voluto, non poteva accorgersi di questa azienda, non sapeva e non ha mai capito per moltissimi anni che da qui passava una delle strade strategiche, passava l'avvenire di questo Paese, se non volevamo cadere in uno stato di servitù. Nessuno si può dire capì, nemmeno coloro che a un certo punto, chiamati da Visentini, il nuovo presidente venuto all'Olivetti dopo la morte di Adriano, nemmeno il gruppo di intervento importante che salvò in quella prima volta, i più vecchi di voi se ne ricordano, che salvò in qualche modo l'avvenire apportando capitali nuovi, dandoci la possibilità di respiro e di andare avanti. Ma bisogna pure ricordare che mentre la famiglia Olivetti aveva fatto il suo dovere fino in fondo, aveva sempre investito nell'azienda quello che dall'azienda aveva ricavato o poteva ricavare, nessuno riuscì a capire quello che stava. Abbiamo qui quello che stava avvenendo, abbiamo qui tra le persone che io devo presentare, di cui parlare un momento, Ettore Sottsass, e mi fa molto piacere accennare a questo fatto. Quando si verificò nel mondo la grande rivoluzione elettronica dei grandi computer, voi ricordate quei cassettoni che occupavano stanze e stanze, che elaboravano dati quali mai prima si era visto, la IBM, che era stata la prima a mettersi su questa strada, espose e produsse il primo grande elaboratore di prima generazione, come allora lo si chiamava, quello che andava a pile. Ebbene, per la lungimiranza di Roberto Olivetti, per la grande genialità di un ingegnere cinese che venne a lavorare in Italia, in questa piccola, sconosciuta città, la Olivetti uscì con l'Elea 9000, un elaboratore di seconda generazione, quelli che andavano a transistor 6 mesi prima della Olivetti. E questo fu un merito del dottor Roberto Olivetti, oltre che del progettista. E ricordo che Sottsass aveva cominciato a lavorare alla Olivetti proprio su quell'elaboratore, che fu un grande fatto non soltanto di tecnologia, ma anche di design, che innovò completamente in questo campo. Poi mancarono i mezzi. IBM aveva l'intera industria americana dietro di sé, aveva la NASA, aveva l'esercito, aveva la potenza degli Stati Uniti, tutti dietro questa azienda che stava costruendo la strategia dell'avvenire. La Olivetti non trovò assolutamente niente. La più antiquata tra le istituzioni era l'università, che non aveva ancora capito che cosa si stava studiando in questo campo e che non riuscì per quegli anni a fornire nessuno. La Olivetti si formò gli ingegneri, i fisici. La Olivetti da sola portò avanti questo discorso contro tutti. Ma perfino, dicevo prima, quando venne questo gruppo di intervento composto dalla grande industria italiana, Fiat, Mediobanca, Pirelli, Imi, altri, e decisero il nuovo amministratore delegato dell'Olivetti, si capì immediatamente che nemmeno questa grande industria aveva capito nulla di quello che stava accadendo. Venne chiamato a fare l'amministratore delegato il dottor Peccei, persona assai proba, stimabilissima, che ognuno avrebbe voluto avere per amico, che negli ultimi anni della sua vita si occupò assiduamente del club di Roma con grandi risultati di propaganda verso i problemi dell'ambiente e della compatibilità dello sviluppo. Era un uomo tuttavia del passato, aveva trascorso la sua giovinezza nelle fabbriche Fiat argentine o brasiliane, si era comportato estremamente bene durante la Resistenza, era stato nominato commissario della Fiat alla liberazione, ma riteneva che la Olivetti avrebbe dovuto restare una fabbrica che lavorava la lamiera, una fabbrica meccanica, magari uscendo completamente dal proprio campo che si stava trasformando. Non doveva seguire questa corrente di strumenti elettronici e poi di strumenti informatici, e l'intenzione che egli aveva discendeva da una constatazione che era perfettamente giusta, perché diceva: sono di così alta qualità gli operai Olivetti, lavorano in modo così sapiente, così raffinato, i loro ingegneri che studiano i metodi e i tempi hanno fatto un tale lavoro scientifico dietro di loro che sarebbe un delitto distruggere questo patrimonio immenso che non si forma in un anno o in 2 anni o in 10 anni, che richiede tempi lunghissimi. La constatazione era giusta, ma se fossimo rimasti su quel terreno oggi non se ne parlerebbe più nemmeno a titolo di memoria. Fu ancora una volta il dottor Roberto a persuadere Visentini e a raccogliere un gruppo di ingegneri elettronici e a lavorare negli scantinati di nascosto senza che nessuno sapesse niente. E se alla fine del 59 era stato prodotto l'Elea, all'inizio del 65 era stato prodotto il primo elaboratore elettronico da tavolo che fosse uscito al mondo. Fu presentato, come molti di voi ricorderanno, a New York, cioè nel mercato più avanzato, ebbe un grandissimo successo, se ne vendettero 3.500 esemplari nel primo anno, e anche quello fu legato a un'altra iniziativa e azione di design assolutamente innovativa, che questa volta toccò a Mario Bellini e che in qualche modo definì la nuova forma e la nuova organizzazione di un prodotto adatto a questa età. Voglio dire che alla base non voglio nemmeno parlare più, vi ho accennato abbastanza, di uomini e di cose e di fatti anche molto malinconici per la storia di questo Paese, ma sono cose che in qualche modo devono essere ricordate, e perlomeno qui, in questa città, dove tante crisi poi si sono succedute, perché in qualche modo la battaglia era troppo grande per un'azienda isolata, che non aveva grandi capitali, che non aveva grandi possibilità di investimenti e che aveva contro di sé la più raffinata e avanzata industria mondiale. Ma io non voglio fermarmi ai solo Olivetti, perché nella vita delle aziende non c'è un punto di arresto. Io non so che cosa si pensi qui a Ivrea e in azienda dell'ingegner Carlo De Benedetti. Tante cose sono successe negli ultimi anni, ma è un fatto che quando Carlo De Benedetti venne in azienda ci fu un nuovo salto tecnologico importantissimo, perché l'azienda era in un periodo di grandi depressioni, di grandi difficoltà, e fu lui a volere e a imporre che le macchine per scrivere elettroniche, un'altra volta un prodotto avanzato, un'altra volta un prodotto mondialmente avanzato, che fu anch'esso presentato, mi ricordo, in una giornata terribile d'inverno a New York, con una bellissima campagna pubblicitaria preparata da Milton Glaser, e anche quello ci dette dell'altro respiro, e poi così via. L'azienda ha avuto questi meriti vanno ricordati non per farne dei santini che consideremmo una nostalgia vile e poco virile, ma perché questa è la storia non tanto di questa azienda, non tanto del Piemonte, è la storia d'Italia che è passata di qui. Di qui si è fatto un grande cammino di storia industriale italiana. Se noi avessimo oggi la possibilità di fare uno studio sul management Olivetti, che poi è uscito dall'azienda, è andato a dirigere altre aziende, è andato a trovarsi un nuovo modo di lavorare altrove in Italia e fuori, saremmo sorpresi dalla quantità di queste persone. La Olivetti è stata una scuola di management, non soltanto una scuola di design. Questo lo dovete ricordare e dovete avere l'orgoglio di questo ricordo, così come il nuovo management deve avere il rispetto per questo passato che speriamo non sia finito. Ma con questo io avrei naturalmente finito. Tuttavia, siccome questa giornata avviene nel 90° anniversario della nascita dell'azienda, e siccome qualcuno di noi, e certo chi vi parla, non potrà certo esservi nell'anno del centenario, permettetemi, forse a modo di congedo, di aggiungere ancora 2 o 3 osservazioni prima di passare la parola ai protagonisti di questo pomeriggio. Non vorrei fermarmi su quanto intorno al design molto dottamente e con molti argomenti si è detto stamattina, perché mi sembra che io naturalmente devo limitarmi alla Olivetti, non posso parlare di altre cose, ma mi sembra che alle Olivetti il vero fatto importante, quello che la distinse da tutto il mondo e che creò qualche cosa che fu riconosciuto in tutto il mondo e che è durato per molti decenni, più che il design fu quello che noi chiamiamo in una grande mostra fatta negli Stati Uniti il design process, il procedimento del design, la connessione del design, il lavorare su tutti i settori e da tutti i punti di vista del design, cioè della progettazione. Questa fu un'invenzione non completamente portata a termine, non potuta portare a termine dall'ingegnere Adriano, ma che ebbe una tale forza, io credo, propulsiva, che continuò a mantenersi in certi settori, si mantiene ancora oggi con grande dignità e mi pare con grande successo. Cioè l'aver intuito che il design era tutto quello attraverso il quale si poteva percepire l'identità fisica, l'identità morale, l'essenza di un'istituzione, in questo caso diciamo la Olivetti, ma si può parlare di qualunque istituzione da questo punto di vista. Cioè non ci si può limitare a disegnare dei prodotti con grande cura, non si può limitarsi a disegnare delle architetture con grande cura e con senso di innovazione. Qui abbiamo un Zanuso, che parlerà dopo, che come tutti quelli, gli architetti che lavorarono al tempo di Adriano e di cui oggi si dice Adriano scelse i più grandi architetti. Sì, scelse i più grandi architetti, che però allora erano dei ragazzi, stavano uscendo dai Politecnici o erano appena usciti, li aiutò a poter diventare quei grandi architetti che si erano in nuce. Ricordo le prime due fabbriche che Zanuso fece per la Olivetti nell'America del Sud, quella di Buenos Aires, ancora oggi bellissima, è una fabbrica occupata oggi dalla Philips, che produce i suoi tabacchi, e entrando vi sembra di entrare in un grande salotto, in un ambiente veramente di agio, dove chi ci lavora e ci vive veramente può dire che è un ambiente che fa per l'uomo, indipendentemente da quello che venga, non la Philips come ho detto prima, ma la Philips Morris, naturalmente, avete capito. E poi da lì passò in Brasile, a San Paolo, senza esperienza di cose straniere, su un terreno ancora quasi selvaggio, e fece quest'altra fabbrica nella quale riuscì a interpretare certi caratteri autoctoni dell'architettura più vera brasiliana, ed è un esempio che ancora oggi è ricordato. E poi tutti gli altri, i Figini e Pollini, erano veramente alle prime armi. Lui tentò in fondo, tutte le volte che tentò di lavorare con grandi architetti per un motivo o per l'altro, le cose andarono male. L'esempio più drammatico, vorrei dire, fu quello di Le Corbusier, ma ce n'erano stati anche altri. Quindi il design dei prodotti, l'architettura, la comunicazione, la grafica, tutto quello che è stato fatto da parte della Olivetti per migliorare il servizio della grafica, per dare dei messaggi chiari, corretti, che rappresentassero la grande tradizione tipografica, in particolare della tipografia italiana, che veniva dal Rinascimento, durante il quale periodo è i libri più meravigliosi che siano mai stati fatti e che ancora oggi devono essere studiati. E poi la grafica dei caratteri, perché facevamo macchine che scrivevano numeri e scrivevano lettere. Nel mondo ce n'erano pochissimi che sapessero scrivere, fare degli alfabeti per le macchine, perché è un mestiere difficilissimo. Nei tempi in cui, negli anni in cui me ne occupai, ce n'erano 3, 4 al mondo. C'era un leggendario grafico della Underwood, c'erano i nostri qui a Ivrea, c'era qualche altro. La grafica Olivetti dei caratteri vinse dei concorsi in paesi che non avevano ancora formalizzato i loro alfabeti. Vinse un famoso concorso in Corea, facendo un carattere che poi venne adottato molti anni prima in quello che oggi si chiama Sri Lanka e che allora si chiamava Isola di Ceylon. Anche lì partecipò a un concorso, disegnò un carattere, ma poi decine e decine di altri caratteri furono disegnati. E poi tutto il resto, tutte le attività culturali, tutta la cancelleria, tutto quello attraverso cui si poteva identificare un'azienda, in modo che da un punto di vista sociale l'azienda fosse un punto di riferimento per quello che riguardava il modo di vivere e di lavorare in quei decenni del secolo XX. E quindi, ma non occorre che ne parliamo qui, dalle case, dagli asili, dalle chiese, dai complessi di cui Ivrea offre ancora un grande esempio, a tutto poi il resto che fu fatto. E dicevo prima, e su questo forse io posso finire, la forza di quell'esempio fu tale, fu così grande, che poi poté essere continuato. E quando quella responsabilità passò a me, in condizioni anche molto difficili, io credo che la Olivetti non abbia mai dovuto vergognarsi rispetto alla sua tradizione. Vedete se è lecito entrare per un momento in terreni dai quali generalmente restiamo fuori. Ci muovevano due sentimenti. Prima, che avevamo una grande responsabilità rispetto al passato e che questa responsabilità non doveva e non poteva darci dei complessi di inferiorità. Noi non abbiamo mai avuto complessi di inferiorità sui terreni dei quali ci siamo occupati in quegli anni. Altre aziende potevano essere di avanguardia, potevano fare le cose più meravigliose dal punto di vista degli affari, ma non mancarono mai di rispettare la Olivetti. Ricordate, qualcuno forse lo ricorda, quando l'ingegnere Adriano ebbe a New York nel 1960, si può dire pochi giorni prima di morire, il grande premio di design che si intitolava a Kaufman, che era un grande, apparteneva a una grande famiglia di industriali americani, quello per il quale Wright aveva fatto la famosa casa sulla cascata. Ebbene, 2 anni dopo, quel premio lo ebbe la IBM e il presidente dell'IBM, Watson, andò a riceverlo e nel discorso di ringraziamento disse presso poco queste parole: io ricevo oggi questo premio, ma il merito non è mio. Tutto cominciò quando un giorno in cui stavo andando all'aeroporto di New York passai sulla Quinta Strada davanti a un negozio che mi parve una cosa meravigliosa, quale non avrei potuto immaginare. Mi fermai, dissi all'autista di fermarmi, scesi, andai, c'era una macchina portatile lì davanti di cui ognuno poteva servirsi, entrai, vidi quei meravigliosi marmi di Carrara, vidi delle sculture alle pareti che non conoscevano e che poi erano di un nostro italiano che è stato nominato stamattina, Sardo. Vidi le altre cose e dissi: è necessario che io studi queste cose. E qualcuno mi disse che anche negli altri campi, anche nei dépliant, nella pubblicità, in tutto quello che questa azienda, che poi era la Olivetti, faceva, c'era qualcosa di così eccellente che veramente trasformava la grammatica in poesia. E allora disse questo presidente, decisi di riunire tutta l'organizzazione IBM in Olanda. Stemmo lì rinchiusi a discutere su tutte queste cose Olivetti che ce l'avevamo fatti mandare. e abbiamo detto, ma se lo fa una piccola azienda italiana, perché questo non lo può fare? Perché non può seguire questo tipo di impegno e di lavoro un'azienda come l'IBM con tutti i mezzi che ha? Per cui disse, io rivolgo in questa occasione un pensiero riverente ad Adriano Olivetti e disse: e vi dico che se oggi possiamo accettare questo premio, ciò si deve esclusivamente a lui. Allora, stimolati da questa idea e da tanti altri, da tanti riconoscimenti che venivamo ricevendo da varie parti, attraverso molte mostre di design, attraverso molte mostre di architettura, attraverso mostre di immagine. Vorrei ricordarvi che il Museo Modern Art di New York fino al 1954 aveva sempre fatto mostre di pittura, di scultura, e aveva da poco cominciato una sezione di fotografie. Ebbene, nel 1954 decise di allargare i suoi interessi, poi più tardi fece anche un settore di architettura, ma decise di allargare i suoi interessi a quella cosa che si chiamava l'immagine aziendale, cioè di fare delle mostre per aziende che avessero mostrato di capire qual era la connessione e come si poteva lavorare secondo criteri di cultura, di modernità, essendo coetanei delle grandi arti che in quel momento fiorivano. La prima azienda ad essere presentata a New York non fu una delle tante aziende americane, fu la società Olivetti, chiamata, e poi da allora ne abbiamo fatte moltissime di queste manifestazioni. Quando nel 1975, 76 e poi 80 negli Stati Uniti avvenne una grande mutazione sociologica nel campo degli studenti, soprattutto universitari. Gli studenti che avevano vissuto la tragedia del Vietnam e che magari erano emigrati in Canada, molti altri studenti che erano nelle facoltà più avanzate, quelle di Stanford e altre, non accettavano più di entrare nelle aziende a fare la loro carriera. C'era stata una identificazione in qualche modo dell'azienda con qualche fatto reazionario, di mediocrità o di pura vendita. Il governo americano era molto preoccupato da questo fatto, perché perfino aziende che avevano sempre potuto selezionare con estrema ampiezza i dipendenti da avviare al loro lavoro trovavano effettivamente. Fu il periodo in cui IBM, che per decenni adoperava un motto inciso su ottone che praticamente appariva su tutte le scrivanie dei dirigenti e che diceva pensa in grande, perché questo era lo stile IBM, cambiarono improvvisamente questa dizione con un'altra che diceva incoraggiare l'insolenza, cioè bisognava, pur di prendere questi ragazzi incapaci di adattarsi alla vita aziendale, non badare più ai colletti bianchi, alle camicie tenute in un certo modo, a un certo vestimento, a certe altre, ma l'insolenza poteva essere. Ebbene, Il governo americano volle correre ai ripari e che cosa fece? Si rivolse a un'istituzione tradizionale di quel paese, l'unica che poteva occuparsi di cose culturali in modo istituzionale e di cose artistiche, perché come sapete il governo federale non ha di queste attribuzioni e su 6.000 musei americani 5.997 sono istituzioni private in cui c'è una certa commistione di poteri, ma dalle quali il governo è assente. E allora interpellò questo endowment for the art, che era appunto l'agenzia, l'istituzione che si occupava delle arti, e le chiese che cosa si poteva fare e questa disse: ma si potrebbe prendere le cose un po' di lato e cercare di dimostrare a questi studenti che in realtà la strada delle industrie, la via del lavoro organizzato non è poi così mesta, così priva di necessità di ingegno e di creatività come stanno pensando in questo momento, ma che essa offre strade diverse, possibilità diverse, impieghi diversi in molti campi che essi nemmeno immaginano. E che cosa fece? Propose alla Olivetti di fare una grande mostra nelle università americane che facemmo. Abbiamo in quell'occasione fatto il catalogo di questa mostra dove abbiamo pubblicato tutto quello che nel campo del design, dell'architettura, della grafica, della cultura, delle attività di più vario genere, la Olivetti, film, eccetera. La Olivetti aveva preparato questa mostra che ebbe un grande successo, girò l'America, la portammo all'UCLA, a Los Angeles, poi a Pittsburgh, poi ad Harvard, poi all'Università di New York, poi girò alcune altre università, poi andò anche nel Canada che ce la richiese. Questo che cosa significa? Significa che eravamo stati riconosciuti per coloro, questa azienda, ancora un'azienda abbastanza piccola che tra l'altro in quegli anni cominciava già a sentire sul collo il fiato di problemi abbastanza difficili, in questo campo era ancora riconosciuta. Il secondo motivo per cui abbiamo fatto e abbiamo continuato a far questo deriva da un'osservazione che un giorno mi fece l'ingegnere Adriano, che mi disse, tornava da un viaggio in America, e mi disse: ho conosciuto tanta gente in America che sono partiti dall'Italia miserabili, senza cultura, senza niente, assolutamente aiutati da nessuno, con un governo che cercava di spremerli fino al limite estremo, non gli insegnava la lingua quando erano qua e faceva delle scuole italiane negli Stati Uniti perché continuassero a essere legati all'Italia, le banche italiane, in particolare il Banco di Napoli, ma anche altre, in America sono piene di uffici per catturare questo danaro di questa povera gente. Eppure questa gente con una grande intelligenza, con una grande dignità, con un grande senso della famiglia hanno raggiunto posizioni importanti. Erano gli anni dopoguerra in cui appunto si stava affermando una borghesia delle professioni, medici, avvocati e altri, in cui gli italiani erano in grandissimo numero. Ecco, vorrei dire la caratteristica non nostra, ma della Olivetti in tutto quello che ha fatto all'estero, nei due mondi, in Asia, in America Latina, dove siamo stati fortissimi, in altri luoghi. Era un senso di patriottismo Volevamo mostrare di questo Paese una faccia che non fosse la solita faccia che vedevamo noi tutti i giorni alla televisione o altrove. Volevamo che si sapesse che in Italia questo si poteva fare, che si faceva e che l'avremmo fatto con quello spirito che appunto ci era stato dettato da alcune intuizioni dell'ingegnere. Se ancora oggi in Giappone si pubblicano riviste giapponesi scritte in giapponese dalla nostra società, se si sono fatti grandi film che hanno portato la cultura di quei paesi, per esempio per il Giappone grandi mostre di calligrafia, grandi mostre d'arte, se abbiamo pubblicato riviste e altro, se abbiamo mosso tutto questo, che io credo non abbia ancora finito di ripercuotersi, perché le onde, come sapete, sono molto lente quanto più si distanziano dalla loro fonte e si irradiano. Se è stato possibile, con grandi sacrifici, con grande fatica anche, ma in particolare col conforto di aver sempre avuto in questa azienda dagli inizi la consapevolezza da parte della proprietà e da parte del management che questa era un'azienda speciale, diversa dalle altre, che poteva dare un segno di civiltà, un segno di innovazione permanente e continua. Questa era la Olivetti. Mi scuso se vi ho preso troppo tempo e grazie. E adesso vorrei dirvi adesso vorrei, prima di lasciare la parola a loro, dirvi due parole sulle tre persone. Ci dispiace molto che manchi Gardella, per ragioni di salute gli mandiamo, come è stato fatto stamattina, molti auguri. Mi dispiace anche di dover dire queste parole a pochi giorni dalla morte di un grande amico come Munari, di cui abbiamo sentito sia stamattina qui fare il nome, sia una commemorazione molto importante l'altra sera alla Triennale. Munari aveva sì tutte le doti che gli sono state riconosciute, la leggerezza, la perfezione, la continua creatività, il continuo ingegno, ma permettete a me di dirvi una cosa che mi pare contraddistingua Munari e che forse aggiunga anche qualcosina a quello che è stato detto stamattina sulla sfida globale, sul design globale, eccetera. In questo consento molto con quello che dice Morello. Io ho avuto un privilegio che ha contribuito in modo pedagogico, preciso, alla mia educazione. È proprio venuto da un viaggio fatto in Giappone con Munari, c'era anche Russoli, c'era anche qualche altra persona. Ma vedere come erano anni in cui il Giappone non era come adesso, non aveva abbandonato tradizioni, sapeva ancora lavorare come si lavorava allora. Vedere come Munari riusciva a vedere il piccolo design, i piccoli involtini, i piccoli portauovo di Rimini, le piccolissime cose fatte con una cura, con un'attenzione e con un senso d'arte perfetto, e come me le mostrava in queste bottegucce. Passavo una giornata veramente a vedere cose minime. Ecco, mi ha dato la sensazione precisa di quello che lui fosse. Desidero ricordarvelo qui perché, anche se non ha lavorato molto per noi, tuttavia ha fatto degli oggetti di design Lui certamente era dei nostri e apparteneva alla nostra famiglia, ma i nostri tre di oggi, nei quali io credo si riassume una tradizione che è di molti, se penso a Ettore Sottsass e a tutti coloro che sono passati attraverso il suo studio, giovani venuti da ogni parte del mondo, dalla Cecoslovacchia, dalla Germania, dal Giappone, dal Canada, in certi periodi veramente la sua era stata una scuola internazionale di design che aveva scoperto molta gente che si era maturata a quella scuola, che era una scuola severissima fra l'altro, perché per certi aspetti Sottsass può apparire come un uomo di grandi immagini, di grande fantasia, di continua, inquieta e continuamente evolvente creatività, ma in realtà il rigore che ha posto Sottsass nei prodotti Olivetti, la grande qualità, starei per dire che, parlando di certe macchine fatte da lui, di certe innovazioni, quella della Praxis, in cui la macchina per scrivere era una scatola e la tastiera era una mensola che si infilava, non si era mai visto, l'episodio della Valentine che l'azienda non comprese che rovinò praticamente e portò al fallimento di questa macchina meravigliosa che rappresentò, io credo, come nessun altro oggetto di design, l'età in cui venne fuori questa capacità di Sottsass di cui l'azienda ha goduto per tanti anni. Credo che debba essere un esempio ricordato. Lo stesso si può dire di Bellini, molto più giovane, molto più diviso fra architettura e design, con una passione, un rodio messo in ciascuna di queste due cose, per cui oggi è diventato anche un grande architetto internazionale che lavora un po' in tutto il mondo. E quello che è stato per la Olivetti Zanuso, voi ricordate, dopo quelle che vi ho citato prima in America Latina, tutte le fabbriche che ha fatto qui per noi, Scarmagno nei suoi vari prolungamenti, Marcianise. Vi voglio ricordare che la fabbrica di Marcianise, siccome poteva usufruire di facilitazioni se si fosse fatta nell'Italia meridionale, però bisognava fare le cose abbastanza in fretta, perché come sempre queste leggi italiane, se non se ne approfitta subito, poi cascano i governi e così via. La fabbrica di Marcianise è una grandissima fabbrica. Dal momento in cui la Olivetti scese in provincia di Caserta e andò a Marcianise, alle riunioni in prefettura, all'acquisto del terreno, al progetto, alla costruzione della fabbrica, all'ingresso del primo operaio, passarono 11 mesi. Questa era la chiarezza dell'impostazione, la semplicità, ma anche la grande umanità che quelle fabbriche, del resto voi che siete qui, le conoscete e le vedete, e quindi non c'è bisogno di parlarvene. Ecco, questi sono tre dei molti, dei moltissimi, degli infiniti che in Italia, in tutti i paesi del mondo, siamo andati a cercare perché venissero a vivificare questa che non fu un sogno di bellezza, fu una volontà precisa di dare qualche cosa a cui solo la grande impresa nell'epoca moderna poteva, che solo una grande impresa poteva dare per i propri mezzi e per tutto quello su cui influiva in territori che potevano essere influenze positive o negative, potevano essere fatte cose che devastavano una regione o una zona, oppure la vivificavano e la salvavano. Io credo che la Olivetti questo abbia fatto in ogni momento. Spero che le circostanze future le permetteranno di continuare a fare. E vorrei chiudere con una parola di Sant'Agostino: la bellezza è lo splendore della verità. Se si fanno le cose in certo modo non si può non inseguire questa brama di verità, di non finzione, di non decorazione, di non aggiunta. Si lavora per fare qualche cosa che accompagna la creazione di un paesaggio che ci è stato dato e che avremo il dovere di non rovinare e di non disperdere. Deve dire quel signore.